di pallone, non capisce proprio una mazza, vede pesci da quintale, ma che uno lo raggiunga, anche in barca non va male, la sua canna è la più lunga. La seconda è l'Antonella, una buona mazza da sballare, tanto brava e tanto bella, ma non fatela incazzare, vuol parlare genovese, la pronuncia un po' sospetta, è un po' stressa, senza offese, ma lo imparerà in fretta. Terzo Ivo, il mascalzone, che a descriverlo ora vado, certo nome da gondone, ma lo usa assai di rado, se vuoi becco quell'idiota, che dice che qui da mai, non è vero, è un gran pilota, chiedetelo al cinghiale. Quarto Massi, un tipo strano, sono corruto toro di mano, un artiglio è la sua mano, ma in compenso ha un grande padre, con un colpo lui t'ammazza, è una vita indiscussa, è l'orgoglio della piazza, ma non prende mai di mossa. Il quinto della lista è il più giovane tra noi, tante donne lui conquista, ha lo sguardo da playboy, è il bello di casa Gatti, occhi azzurri come il mare, ma se non siete proprio matti, non portatelo a pescare. Sesto e settimo, il bel biondino, alla vista non è brutto, quando parla è un gran casino, viene sempre fuori il rutto, sullo sprint gran portento, sia in canoa che al pallone, va veloce come il vento, troppo spesso variazione. Laurea nero 7, una bellezza portentosa, vede mostra le sue tette, sembra due veloni rosa, è una grande ruba fuori, ma sui ragazzi non ha pretese, il più lungo dei suoi amori è durato circa un mese. Otto il turno di Simona, che persona intelligente, sembra allegra e tanto buona, tranne quando perde il dente, ha un gran fascino orientale, la più bella è proprio lei, ma in amore ha una rivale che si chiama 106. Di Simona c'è un'altra, con due occhi che mi canta, vista acuta, agile, scaltra e poi l'altezza 1,80. Sul palcoscenico un peperino e il teatro d'applausi rimbomba, mentre Shakespeare, poverino, si rivolta nella tomba. Decima è la Loredana, una biondina affascinante, ogni tanto è alquanto strana, ha il ginocchio scricchiolante, per combattere il solleone, sulla spiaggia esagerata, usa fili di protezione, ma rimane folgorata. No Giuliano, non l'ho scordato, non si monta mai la testa, però vanta il bel primato degli incidenti con la Vespa, come l'uomo della giungla, ha un'agilità inaudita, ma credetemi o la so lunga, più che tardi sembra cita. Poi c'è Simone, un tipo speciale, alto, bello e intelligente, non sarebbe proprio male se prendesse la patente. La sua donna è assai carina, guardate pure ma non toccate, se qualcuno s'avvicina, quel fenescia allo parate. La ragazza sopracitata risponde al nome di Federica, e qui la rima pare scontata e senza dubbio una grande amica. Quando gira in motorino, pare tomba tra i paletti, ma nel centro cittadino è il terrore dei vecchietti. Sogna una tipa assai brillante, così gentile, così cortese, non ci mette neanche un istante per mandarti a quel paese, tra le
con destrezza a dei modi da regina, ma non chiamatela vostra altezza. Quindicesimo è Fabrizio, il lunghissimo pennellone, ha soltanto un brutto vizio, può giocarsi sempre a pallone, di coraggio ne ha da vedere e poi ama tanto il mare, perciò ha deciso di intraprendere la carriera militare. Ed ecco Giorgio, il lupo di mare, se non va in spiaggia non è contento, invece tanto anche pescare, ma non gli date appuntamento, non fa altro che per cantare la sua costuma comprata ieri, e già spesso col cellulare quello dei carabinieri. 17esima la Raffaella, ha sempre in mano la caffettiera, ha una natura da modella e come suo cane una folta criniera. Passa la notte a guardare il cielo, il grande carro e le stelle intorno, tutto che segue sentiamo un vero, la sua alba è a mezzogiorno. 18esima la Fabiana, di milanese proprio pochino, la sua parlata è molto strana tra il romanesco e il fiorentino, è senz'altro una donna fatale, ma con lei non esagerare, se si incanta finisce male, è maestra di canale. Vediamo con Paolo un tipo sveglio, la cabratta per gli amici, per una guida sarebbe meglio che girasse solo in bici. Dicono che sia un vampiro dato colore della pelle, ogni notte sempre in giro a raccontare le sue storielle. E poi che dire, magari tra un anno saremo tutti un po' cambiati, ed allora tutti vedranno che cosa saremo diventati. Ci sarà il pallone d'oro e l'esperta di dialetti, il pilota incoronato dall'oro, il buono di quei giornaletti. Ci sarà un ragazzo padre, uomo in orbita senza razzo, una sposa quasi madre, dopo un anno con ragazzo, la proprietaria di un autosalone, fornita solo di 106, l'attrice della televisione, la carriera voleva lei. Ci sarà miss abbronzatura, abbronzatura naturale, il centauro dalla testa dura, con il titolo mondiale, il mafioso, il nuovo boss, nuovo ma sempre all'antica, la campionessa di motocross, che sarà sempre una grande figa, la proprietaria di un ristorante, dove si mangia tutte le ore, poi intrepido comandante della nave incrociatore. Ci sarà anche un bagnino, un guardaspiaggia in poche parole, e poi una che al mattino andrà a vedere nascere il sole. Ci sarà una cintura nera, troppo forte, forte da morire, e poi uno che alla sera se ne andrà presto a dormire. Come il verme nella mela, per portare un paragone, ci sarà sempre la pecora nera, ci sarà